Fa che caldo qui dentro, eh? Queste maledette cuffie. Queste maledette cuffie, devi dire. Queste maledette cuffie. Calma. Calma, cowboy. Ehi, ehi, tira. Tira il freno, baby. Baby, hai visto il colore del sito su cui siamo? Giacchino? Chiudi perché... Un bel modo per... Sì. Ma tu dimmi qual è l'ultima volta che hai fatto l'amore, però. Chi cazzo te l'ha chiesto? La tana del ferito. Oh, oh, oh. Ciao, Praterigno. Wow, ciao. Ciao, Pietro. Ciao. Mi senti, Pietro? Come va? Mi senti, Pietro? Sì, con la testa? Ok. Com'è? Com'è? Tutto bene? Aspetta. Tutto bene, grazie. Bene, allora, bene. Prenditela con Jody perché è un disturbatore seriale. A te come va? Bene, 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 alla grande. Sono in forma, sì. Prenditela con Jody di brutto. Incazzati con Jody. Jody, sei un... Una merda. Pezzo di merda. Un merda è un pezzo di merda. Devi morire male. Devi morire male, ok? Oh, no! E quel gatto deve esplodere, quel gatto deve esplodere. Incazzati con tutti, cominci a insultare Jody pesantemente. Tu e quel gatto di merda che ti porti appresso, ok? Perché di merda? Così carino. Ma stai zitta. Dai, zitta, perché cioè, sto litigando con Jody. Zitta, sto scherzando, sto scherzando, Barbarella. Sto scherzando. Wow, wow, wow. Ehi, ci siete cascate. È arrivato Pietro, ha fatto una burla, va bene. Stavamo scherzando, mani in alto. Allora, Alaska, ti piacciono i gatti o ti piaccio più io? Non è vero, sei fidanzata? Wow! Che schifo! Alaska, ti piacciono di più i gatti o ti piaccio di più io? Onesta. No, 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 sei fidanzata, va bene, sto scherzando. Wow! Burlona! Barbarella! Barbarella, ma quella velicia, allora è ora di partire o no? Dai, nel paradiso, nel paradiso dei tuoi occhi, wow! Quella valigia, eh? Hai visto? Andiamo nel paradiso dei tuoi occhi. No? Wow. Dove andiamo? C'è tu che hai le palle enormi. Ho comprato due biglietti. Portano al paradiso dei tuoi occhi. Oddio, mi sono innamorata. Arriviamo. Non vedo l'ora. Jody, zitto che sei brutto. Dai, Jody, stanno parlando i ragazzi belli adesso, eh? No. Dai. Sei solo tu. Basta. Barbarella, dai, sono il tuo tipo, ammettilo. Dai, sono il tuo tipo, Barbitz, ammettilo. Ma... Non giochiamo. Bilea. Non stiamo giocando in questo live. Non stiamo giocando. Ma Barbara, tu abiti a Roma? Sì. Ok. Ok. Yes. Ora, devi praticamente fare in modo che Alaska e Jody stiano insieme. Cioè, si cominciano a... Beh, stavo pensando una cosa comunque, dato che siamo qua. A me mi fa morire, lo giuro, mi fa morire la faccia. Ma voi, cioè, voi sapete chi è Pietro Storti, vero? TikTok. Che fai TikTok? Io sì, faccio TikTok, ma proprio a proposito volevo dire una cosa. Siccome ci tengo molto alle relazioni, soprattutto come state voi ragazze, che siate bene, che siate con la persona giusta, pensavo che, Alaska, non so, Alaska e Jody, io vi vedo bene. Non so, no, vedo qualcosa. Ma Alaska è fidanzata. Appunto, appunto. Appunto, appunto. Penso sia quello il punto. Jody, Alaska. Stavo parlando di lui. Magari è destino. Magari è destino, esatto. No, non è vero, no, vi vedo bene, vi vedo bene. Siete belli. Ma Alaska, tu sei una ragazza gelosa? Sono d'accordo. Sei gelosa, però... Alaska? Sei una tipa che se la prende, sei gelosa? Sì, un po'. È il tuo ragazzo geloso? Un pochino. È il tuo ragazzo? Anche. Cioè, se io adesso mi alzo, tiro fuori le palle, le sbatto sulla scrivania, wow, non lo faccio. Coppia di gelosoni. Se adesso tirassi fuori, non lo so, qualcosa dai pantaloni e lo sbattessi qua, qualcuno se la prenderebbe. Guarda, Gianni, se vuoi che cambi nome apposta per te, posso farmi chiamare Daniele d'ora in poi. Dai, Jody, non diventare tutto rosso. Hai trovato la tua ragazza, devi essere solo contento. No, no, io la ragazza già ce l'ho, è bellissima, è la ragazza bella. Ce l'hai proprio qua con te. Alaska e Jody. Sì, sì, però loro sono un altro Jody senza la... Siete così belli insieme. Allora, ragazzi. Dai, ragazze, guardate i miei quadri senza, come dire, avete capito? Ragazzi, avete visto i quadri dietro di me? Sì, mi stavo chiedendo perché hai una... bambina vestita di rosa, perché? Chi lo sa? Chiedilo a quel bastardo di nonno. Wow. Chiedilo a nonno. È lui quello strano.
non io. Io sono i quadri. Wow, wow. Ride. Dai, di. No, 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 ho sbagliato. Aspetta. Devi dire. Sì. Aspetta un secondo. Grande. Fai versi. Diamo il benvenuto a Giada. E adesso diamo il benvenuto a Giada. Wow. Ehi. Wow. Fa che caldo calore qui dentro, eh? Come sei pertugiante. Sei pertugiante, certo, molto pertugiante. Jody, torna, via Jody, torna qua. Cringe in questa... È vero, eh? Via Jody, torna qua. Via Jody, torna qua. Si chiama tensione sessuale. Via Jody, torna qua. Si chiama cosa? Questa è una cosa interessante. Si chiama tensione sessuale. Jody, tensione, vieni! Tensione sessuale. Jody, vieni! Giada, quanti anni hai? 20. 20? Wow. Okay. Di dove sei? Napoli. Sì! Quante napoletane qua dentro? Sì. Non ci credo. Sì, sì, sono di Napoli. Vabbè, sì, bello, bello. Sono di San Giorgio a Cremano. Tu? Milano. Io sì, Milano, no, 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 stava parlando con me, fidati. Queste maledette cuffie. Eccoci qui. Queste maledette cuffie, devi dire. Queste maledette cuffie. Sei in camera, sei in camera. Ma sei un idiota. Ma eri in camera. Niente. Ma sei un idiota. C'è stato un piccolo errore. Sì, un piccolo... Sputtalo tutto, piccolo... tutto il format. Non lo so, vabbè, dicevi vomero. Pietro, ci sei? Cosa? Lei del vomero. Lei del vomero, tu? San Giorgio, come si chiama? Faccia mano. No, Berto, cazzo fatto? No, cosa succede? Ho fatto un casino. Prego, prego. Allora, no, avete sentito qualcosa da Jody? Sto sudando, che c'è, sei imbarazzato. Avete sentito qualcosa, avete visto qualcosa di strano? È tutto ok, possiamo andare. No, io non tutto ho visto okay? Niente. Ok, perfetto, no, no, no. Ok, vai, di anche tu se vuoi. Vedo soltanto i tuoi quadri, ma mi sembrano delle foto. Ma sono dei quadri normalissimi, ragazzi, cos'è che c'hanno? Che non ci va? Seguo. No, 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 non dirlo, non dirlo, non dirlo. Non ho sentito bene quello che hai detto, scusami. Ho detto... Ti ho detto, sai cos'è che non hanno, che hanno che non va? Io ho detto che non ci sono io. Io prendo quei quadri e me li metto super in culo. Ah! Io prendo secondo me la cosa che hanno che non va è che in questo momento si trovano lì e non nel mio culo. Per esempio, voi avete... Oh mio Dio! Allora, mio ma dite Dio, la verità. Dio. Voi avete mai fatto giochettini erotici con no, qualcosa? Adesso... Dai, a parte gli scherzi, fidanzata. Stiamo parlando di oggetti, quindi entriamo un po' in questo mondo. Avete mai fatto cose con oggetti, ah, giochi sì, erotici, vabbè, così vi dilettate in queste cose? No, 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 no. Mi piacciono le cose vive. Mi piacciono, peccato, le cose vive? Mi piacciono le cose vive? Vive. Vive? Sì. Cosa vuol dire? Oh, cos'è che si muove di fianco ad Alaska? È il ragazzone? Che siano vive. Oh, è fatto dal tuo tipo, Alaska? No. Ha visto un... Ma non è il mio tipo. E chi è? È il suo amico, il suo amico. È il suo amico? Era il tuo amico? Sono il suo amico, sono il suo amico. Ah, non è geloso, okay, il tuo tipo? Niente, ragazzi, mi sto divertendo un sacco. Ma è geloso il tipo dell'amico o no? No, no, no. No, no, no. Ma perché per lei, fatti, per lei... Fatti vedere, fatti vedere. Fatti... Lei è una sorella? Oh. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Wow, è saltato fuori qualcosa. Che è successo lì, eh? Il bene? Ma tu sei il ragazzo popolare di TikTok, giusto? Yeah. Il quarterback. Dicevamo, cos'è che parlavamo dei quadri, dei giochi erotici? Mi stavate dicendo? No, tu stavi dicendo. No, io ho detto che li faccio, cioè, voi non mi avete detto cosa ne pensate. Ma non stavamo parlando tu hai detto cose, quadri. Tu hai detto cose vive, ma gli altri non hanno detto niente. Mm. Ah. Io ho le meduse qua dietro. Cosa? Le meduse qua dietro.
Allora, come... Pietro, a Pietro, allora adesso sarà un momento molto particolare della live perché hanno i tentacoli. Allora, adesso io e Jody entriamo male. E diciamo che è appena successa una cosa bruttissima. Ti abitui. Tutti si prenderanno malissimo, noi saremo molto seri io e Jody. Ok, ci sta. E tu dovrai cominciare a prenderci per il culo e noi ci prendiamo male del fatto che tu ti stia prendendo per il culo, è una cosa serissima che stiamo dicendo. Niente, tu Giada invece cosa dicevi? Scusate non condivido, un attimo. Però accetto. Scusate un secondo. Fermi un attimo, raga. Succede? Come dici tu lo dico io. Allora è un po' imbarazzante. Allora, non è successa una cosa che è successa negli ultimi minuti, quindi non è una cosa premeditata e non sapremo neanche come dirlo. Purtroppo è venuta a mancare una persona a noi cara, che non è abbastanza conosciuta. Non ce la faccio. No, allora non è che la conoscevamo bene, però comunque è un lutto importante nel mondo del web. Non è venuto a mancare nessuno. È stato un misunderstanding. No, non hai capito, non è quella la cosa. Ma posso sapere quanti anni aveva questo ragazzo? No, è vivo. È tutto a posto. Quanti anni ha questo ragazzo? È vivo, è tutto a posto. Calma, non riguarda una persona, riguarda una cosa che non si sa che cazzo sia successo. Stanno tutti bene, non allarmiamo niente per niente. Quindi, io penso che adesso possiamo anche un attimo stoppare la situazione. Pietro, scusaci se ti abbiamo chiesto di venire qua e dobbiamo andare via subito, però... No, tranquilli, io... Me ne frega un cazzo. Zio, cioè, è una cosa seria. Oh, non possiamo dire un cazzo, non possiamo dire niente, no, però stanno tutti bene, però c'è una cosa grave da sistemare. Però, zio, dai, porca miseria. Eh? Fuori dal content, zio. Che cazzo ride? Zio, stiamo parlando di una cosa seria in questo momento. Cioè, va bene ridere e scherzare, pronto? Ma stiamo parlando di una roba. Sì, adesso arriviamo. 5 minuti che chiudiamo la live. Scrivimelo però, eh. Sì. 5 minuti. Stai calma. Aspetta un secondo. Ma scusami, però Alaska, con tutto il bene, non mi sembra molto decoroso il fatto, cioè, stiamo parlando comunque. Arriviamo. Calma, dai. No, una persona è uscita. Devi staccare. No, Pietro, non lo so. Sì, ci facevo un po' di meme sopra. Come siamo noi? Ehi. Ma mi sta avendo per il culo? Perché non so se incazzarmi o meno. No, perché secondo me... Perché non ha capito? No, ma sarà il gioco del lupo al lupo. Cioè, qua non si riesce neanche mai a essere seri una volta, zio. L'ho sempre detto. Sì, no, anche Alaska si è messa a ridere, ti dico solo questo. L'unica Barbarella che sta reggendo. Ma le sta trattenendo, dai. No. E vabbè, siamo qua, ragazzi. Oh, figa, ma si sta trattenendo, dai. Oh, cioè, che cazzo vuol dire? Era una gag. Allora, no, era una gag. L'ha iniziata un po' troppo peso. Sì, l'ha iniziata pesissimo. Che... Siamo tutti insieme. Quando io ho detto non ce la faccio, era per dire stoppiamo la gag. Ma in realtà non ce la faccio, tu l'hai preso tipo no zio, tranquillo, no, c'è capito? Sì, esatto. E no, invece era tipo, stavo per dire no ragazzi, è una gag. Perché poi ho cercato di salvarla. Non mettiamo di mezzo morti o gente che si fa male. Era un concetto generale. Lo so, però ci stava, c'era più leader, dai. No. Lui va avanti. Sì. No. Ciao. Olè. Ciao. Lunch Media. Ma sei la sorella di Ele Locci? Ma veramente? Ciao. Pazzesco. Ciao. Saluto un attimo Barbarella, di tra poco, baby. Ciao Barbiz. Comunque noi ci vediamo dopo, eh. Ciao. Io e te. Noi? Dove ci vediamo? Sì. Dove dai, non fare la strana ogni volta. Ci vediamo dopo. Sai di cosa parlo.
Ah, ragazze niente, nuove. Le piace fare la strana. Comunque sì, ragazze nuove, figata. Dai, bene, ci divertiamo. Come vi chiamate? Asia, Carolina. Siete maggiorenni, sfidanzate? Livorno. Livorno, Catania. Eh? Catania. Ah, figo. Ma guarda la magnetta che hai dietro? Ci dico ciao, io ti dico ciao. Wow. Quanti, scusa? 15. 15? No, 16. 16? Prediligete minorenni o maggiorenni? Posso dirlo? Dillo, dillo. Minorenni. È una lavagna dietro? Cos'è che c'è scritto? Capitano, il donne fuori. Ciao. Non so, sì. Ciao, allora. No, chi è quella con 15, che ha 15 anni, scusa? Carolina. Chi è che aveva 15 anni? Quindi vai, le superiori? Siete simili, mi confondo un po'. Vai, le superiori, quindi. Mm-hmm. Scuola fai? Scienze applicate. Scienze applicate? E sei in? In che classe? Ok, seconda. Ok, mettiti a piangere. Un po' troppo giovane, cazzo. Merda. Troppo giovane. Dai, parliamo un po' di... non so, la pimpa. Vabbè, di cosa parliamo? Della pimpa? Peppa Pig. Peppa Pig. Curioso come Giorgio. Non lo so, di cosa devo parlare con una che va in seconda superiore? Boh. Entrambi andiamo... Gugu Gaga, mi capisci? No, 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 troppo, scherzo, no, scherzo, scherzo. No, non bevi. Sto scherzando. No, tanto ormai le 15 anni sono super mature. Tanto ormai le 15 anni sono più mature di mia mamma, quindi. Quella vecchia bastarda. No, no, dai, un po' di chi vuole mele. Vabbè, niente, tu invece che cosa studi, Asia? Io ero il classico. Al classico? Mi si ferma al battito. Ammazza. Wow! Mi si ferma al battito. Bella, quella canzone. Come me. Wow! Bella come me. Wow! Vabbè. Asia Marino, dicevamo, tu sei classico? Cazzo, che grande! Anche tu in seconda? No, in terzo. In terzo? Quindi nei 16? Sì. Carolina, dove sei? Mi daresti una? Cosa c'è scritto dietro? Cosa che Carolina, ti diamo? Niente, 16 anni. Oh, wow. Guarda cosa c'è scritto là dietro. Mi daresti, tu la vedi? Mi daresti una? Cosa? Cosa c'è scritto di dietro? Chance. Mi daresti una? Niente, perché hai 15 anni. Shh. Mi stavi dicendo tu fai il terzo classico e sei di Roma. No. No. Bella Roma. Metà, cioè. Siamo romani, siamo fatti così. Se mangiamo la carbonara, se diamo i baci. Dai, Pablo. Dai, oh, dai. Di Roma. E dove sei? Di Catania. Di Catania. Dai. Carolina Locci, ti piace il tuo nome? Carolina Locci, bel nome, ti piace? Ti ci trovi bene? Hai mai avuto un fidanzatino così, una roba easy? E ce l'hai mai avuto il fidanzatino? Un bacino nel cortile dell'asilo, non lo so. Un bacino è troppo, non esageriamo. Eh? Non esageriamo, era bacino. Ma... sì, infatti. Tenuto per mano qualcuno? Sì. Bello, com'è stato? Emozionante. Pazzesco. Ok. Tu? Molto bello. Tu invece, Asia? Mai? Tu nei 16 sei vecchia. Sei più di là che di qua. No, non ti sento, Asia, ti sei mutata. Ma stai piangendo, Asia, no? Wow. Dai, Asia, non piange. Ehi, va tutto bene. Ma non ti sentiamo. Ok, non piange. Non ti sentiamo, Asia, però. Mi piaceva la tua voce, quell'accento romano. Allora, fai fare un discorso a Carolina e io adesso mentre fai il discorso la muto. E quindi tu non sentirai più un cazzo e dovrai rispondere senza... Comunque, Carolina, volevo chiederti una cosa. Per vedere la tua maturità, se sei una ragazza matura o sei ai 15 anni anche qua. La situazione lunga. Geopolitica dell'Europa adesso. Fammi una spiegazione di cosa ne pensi, cosa dovremmo fare di più come Unione Europea, cosa dovremmo fare di meno. Un discorso vai, abbastanza ampio. Ah, vai lunga, cioè di tutto quello che pensi. Ti ascolto. Boh, ciao. No. Mi avete mutato. Sei intelligente. Wow!
Non lo so, io penso che... Cioè, non mi vorrei esprimere politicamente su un social così aperto. Fai la stessa domanda a Valentina che sta per entrare adesso. Ciao. Ok, no, mi interessava la tua opinione, proprio la tua in particolare. Non è una domanda che farei a chiunque. Valentina, no. Ti devo fare una domanda. Ciao. Cosa pensi della situazione geopolitica in Europa? È una domanda tosta. Non c'è bisogno che ti sbilanci politicamente, puoi dire quello che vuoi, ma... Oh, facci sapere, anche solo se sei preoccupata, se la situazione ti morisce o se non te ne frega niente. Sono un po' ignorante nel campo. Quanti anni hai, cazzo? Quanti anni hai? Cazzo. 16. Eh? No, che palle. 16. 16? Oh, Madonna, donne. Oh, stiamo mettendo su uno spazio. Fai la stessa domanda ad Asia, fai la stessa domanda ad Asia, che tanto non ha l'audio comunque, quindi. Asia, devo farti una domanda. Cosa pensi della situazione geopolitica in Europa in questo momento? Ti preoccupa? Ti interessa? Annuisci. Ma perché? Perché, Asia? Beh, come mai? Beh, aspetta che voglio metterti da solo così capiamo bene io e te. No, ci mettiamo solo io e te perché mi sta interessando quello che dici. Vai avanti. Dai, non essere timida, vai avanti. Ok? Sì. Ah, ok. Anche secondo me. Anche secondo me, sì. Oppure? Sì. No, che spesso si dice, però, dall'altro lato anche... Cosa c'è? Dai, stavi andando bene. Ma secondo te no, dici? Ah, tu dici di no. Beh, sai che... Ma che sono punti di vista. Ma... Stai bene in Italia? E quindi in Italia ti trovi bene? Non cambieresti il nostro paese con un altro? Beh, adesso stai anche un po' esagerando, forse. No? Calma, meno. No, basta che rispondi alle mie domande, non c'è bisogno di alberi. Parzialmente d'accordo. Sono parzialmente d'accordo, ok, non andiamo troppo in quella direzione. Calma cowboy, ehi, tira il freno, baby. Porca puttana. Allora, ma secondo te sono un bel ragazzo? Vabbè, adesso che abbiamo parlato di geopolitica posso finalmente chiederti quello che mi interessava veramente. Pensi che io sia... Beh, ragazzo. Ah, bellissimo. Grazie. grazie. Vabbè, grazie. Hai comunque un'età inferiore ai 18, so, quindi comunque. Ovviamente... Senta, qual è il tuo ragazzo ideale? 18, quindi non mi interessa, però mi fa piacere saperlo. E il tuo ragazzo ideale come hai fatto? Cosa deve avere? Il tuo ragazzo ideale come hai fatto? Cosa deve avere per essere il tuo ragazzo ideale, fisicamente? No. Ok. Ah, ok. Solo questo? Te hai la risposta pronta, mi piace sta cosa. Valentina, vabbè, no, vieni a me. Valentina, vieni a me. Eccoci. Ciao. Wow. Tutto bene? Sì, te. Bene, alla grande. Cavolo. Quindi sei un po' ignorante in geopolitica, dicevi? Vabbè, sì. Ci sta, non a tutti interessa. Belli quei pantaloni, sono a scacchi. Facciamo una partita, vince chi regna. Grazie, sono a scacchi. Sì, bella giacchetta. Wow, abbiamo la regina, abbiamo il re. Manca solo il cavallo. O la torre. O la torre. Dai, sto scherzando. Schietto nuovo, eh. Sì. Niente, parlami un po' di te, dimmi. Grazia di torna. Passioni. Vieni a me. Facevo grazia di torna, bacchetta magica. Madonna, oggi minchia. Quella. Quanti anni hai, grazia di torna? Quanti anni hai? 19 e ci siamo visti con Fede Asso venerdì. Ah, sì, mi ricordo. È vero.
Pazzesco. Wow, wow. Pazzesco. Ma è una postazione? È una postazione, cosa fai? Streami? È una youtuber. No, cioè... il mio amoroso. Eh? Ah, come si chiama? Samuele Di Martino. Ma è quello che fa... che suona... È quello biondo che limonava le tipe? È uno youtuber. Ah, ok, ok, ok. Sì, l'ho visto all'Old Fashion l'altro giorno, quello che c'aveva la tipa attaccata. Old Fashion? Ci dava, sì, sì. Ma non eri tu, però. Non eri tu, la tipa. No, perché infatti conviviamo insieme, quindi... Perché no, si può convivere anche separati? Oh. Vabbè, dai. Essendoci già visti dal vivo, ci vado piano. Giada? Giada? Quanti Eccola! Anni hai, la mia preferita, mani basse. Quanti anni avevi? Grazie. 20. Oh, okay. Sei la mia e lei ancora 20. Ci sta. Sì, sì, 20. Sempre 20. Allora, dai, spiegami un po' il cartello che hai dietro. Keep out. Senti, vedo un cartello dietro di te. Keep out. Chi è che deve stare fuori? Di cosa parla? Cosa c'è scritto? Dall'altra parte. Gamer at work. Ma sai cosa cazzo hai in camera? Sì. Wow. Tu lo sai che cazzo c'hai in camera o no? Non me, purtroppo. È un poster. Ma, fatto così. Sì, sì. Ma okay. Sei in camera Gamer tua? Twerk. Ma sei in camera tua? Adesso devi ogni volta fare, fare i gesti con la lingua. Fai... Tra ogni gesto fa mio cugino. Quindi su. Hai bestemmiato? Condivido la stanza con mio cugino, però... Il paese... Non c'è cosa più divina che... Wow! Non c'è cosa più divina... Di scavarsi la cucina. Ah. Wow! Ma sai... Chissà no, perché... No, fratello. Chissà perché la sai, proprio tu che convivi con tuo cugino. No, a parte gli scherzi, hai fatto l'amore con tuo cugino? No, a parte gli scherzi. L'hai fatto? Cioè, hai avuto rapporti con tuo cugino? No, mio cugino è mio fratello. No, non puoi parlare ancora perché non lo mai. No. Non ti piace? È bellissimo mio cugino, il mio cugino. È bellissimo? Sì. Bello, descrivimelo. Occhi azzurri, castano, bello. Dicevi? No, scherzo. Diciamo che non è il mio tipo, perché il mio tipo non è così, però è un bel razzo. Ok, e com'è il tuo tipo? Carnagine scura, occhi scuri, capelli scuri, un po' riccio, alto. Ok, ci sta. Ave Maria. Così. Sì. Vabbè. Di una preghiera. Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Madre di Dio. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora. Sto pregando. Nell'ora della nostra morte. Chiedile... Un po' Cos'è che mi dicevi la mia ragazza ideale? Puoi chiuderti un po' la... Puoi chiuderti un po' la felpa? Come la descriveresti? Baby, hai visto il colore del sito su cui siamo? Già qui? Chiudi perché... Che bel modo per... Sì. Che? La... Ma è caldo il mio! Ecco, eh? Dicevi la mia ragazza ideale? No, la sto capendo, perché devo chiudere il cardigan. Il cardigan, ecco, così si chiama. Non è un cardigan. Sì. Yo. Sì, un cardigan. La mia ragazza ideale? Tu? Forse dovrei iniziare a descriverti perché sei tu. vabbè, addio. Due uomini tutti uguali. Ma come? Tutti uguali, ma dai, tutti uguali. Siamo dei casi umani? Sai il concetto del caso umano? Solito concetto del caso umano. No, non ne ho mai incontrato. Sì. Capito, dai. Allora, no, dai, la mia ragazza ideale, descriviamola un attimo. Bassa? Tu quanto sei alta? Io sono bassa, 1,60. Sei piccola? Sì, piccolina? Sì, con quante mani devi prendere un biscotto, un cookie? Con quante mani prendi un biscotto in mano? Una. Non una penso, sola? Due. Sì. Dai, due. Sto chiamando? Mani no. Piccolina, il biscottino... No, con una sola, prendo e mangio. Ok, vedi che già sei fuori. Poi occhi azzurri, carnagione molto chiara, di quelle che si scottano quando si abbronzano. Vabbè, una classica svedese, russa, così. Oppure al nord Italia ci sono un sacco di razze. Sì, anche un po' in tutta Europa ci sono. Ragazzi. Vabbè, al nord Italia, tu di dove sei? Milano. Io sono milanese, sì. Milano. Io vengo spesso a Milano. Sì? Cosa fai a Milano?
Vacanza, locali. Tipo? Vacanza, locali. Locale più bello tipo? Che hai visto? Dimmi il locale più figo che hai visto. È il Tocqueville, forse. Tocqueville? No, dai, no. L'hai locali. Scelto bene. Grazie, Tocqueville. Carino, sì. Gattopardo? Gattopardo mai stato? No, alla Bluna. Old Fashion? Old Fashion? No. Bello il fashion. Casa mia. Ehi! Ce n'è uno particolare se vuoi la prossima volta che vieni qua. Al The Club devo andare. No, casa mia. Ah, casa tua. No, non sono facile. No, no. Entrare a casa mia però è facilissimo. Se ti apro la porta... Ti apro anche il cuore. Se sei simpatico, porta, sì, vengo a casa tua. Ti apro anche il cuore. E chissà poi... Se sei anche un bravo cuoco... Vengo a fare cosa? Hai detto buco? Ho detto se sei un bravo cuoco e se sei simpatico vengo a fare una bella mangiata. Certo, io so cucinare molto bene. Di palle? Wow, no! Okay, infatti sei cotta, puntino, baby. Ti piaccio? Ti piaccio, dai, si vede. Sì, un sacco, sei il mio tipo ideale. Infatti se vedo bene sei moro, carnagione scura, occhi scuri riccio, giusto? Quanto sei alto? 1,95. No, posso allora andare ancora. No, no, è un nano di merda. Rido, è un bel sorriso, sei contagiosa. Grazie. No, scherzo, sono un nano di merda. No, scherzo, sono un nano di merda, sono 76. Questo è 36. Vabbè, dai, non sei proprio nano. Sì, non penso, io sono in piedi adesso. Sai che sto facendo la live in piedi? Sono su uno sgabello adesso. Anche io. La no, ma il computer è per terra in questo momento. Non è su un tavolo. Caso mi hai fatta così. Vabbè, 1,76. Caso mi hai fatta così. Il cesso c'ho le Vespasiane, quelle per terra. Sei meglio. Io nelle turche mi siedo. Nei bagni turchi mi siedo. Sono così piccolo. Hanno scritto bagni turchi. Io sono stata in Turchia. Terribile. Asceno. Porchi, no. Brutti, puzzano. Brutti, bruttissimi. Ma chi no? Aspetta, stai dicendo una cosa razzista? Il bagno di casa mia è pulitissimo invece. Ah no, le turche. Anche a me piace un sacco la pulizia. Okay. I tipi le bella la pulizia. No, che schifo. No. Non potrei mai stare con un tipo che non... Nella porta di casa mia ho costruito l'entrata per il gatto, poi ho deciso di passarci anch'io. Sai, in porta di casa mia ho un'entrata per il gatto, no? Però, ehi, ci passo anch'io. Puzzi. È così. Tu puzzi? No, puzzi. No, io mi lavo tanto. Puzzi. Ma era una cosa. Era un'affermazione. Grazie al nord sei simpatico. No, puzzi. Tu puzzi. No. Salame? Salame. No, a parte gli scherzi, tu porti un profumo? Quando ci vedremo, ti farò vedere. Ah, perché hai già deciso che ci vediamo. Certo, io vengo a Milano. Mi lascio il tuo numero, ci vediamo. Ma non sei fidanzata? Ah no, c'è il cugino. Non eri fidanzata? Ti scopacchi. No. Ah no, tu eri quella che si faceva il cugino. Ma già mi confondi, ma non abbiamo iniziato a parlare, già mi confondi. Sono troppe bene. Ma tuo cugino è una iena. Ma tuo cugino è una iena? No, è bravissimo. Bravissimo, cugino. Sì. Secondo te quanto è importante? Allora, di quanto è importante di dare un voto da 1 a 10? Dammi un voto da 1 a 10. No, no, te. Esteticamente o caratterialmente? No, aspetta, su queste cose che ti dico, in generale degli uomini. Inizia su di me, poi ti dico anche altre cose. Oh. Esteticamente. L'estetica, quindi. Aspetta. Ti ho detto, sì. Il mio tipo ideale, 10. Moro. Ok, scuri, ok. Scuri, capelli scuri, molto scuro di pelle. Alto. Poi cos'altro posso chiederti? Allora, quanto è importante il sorriso da 1 a 10? Appena di sorriso. Il sorriso quanto è importante da 1 a 10? Dacci tanto, i denti sono una delle prime cose che guardo. I denti storti non può stare con me. Io mi chiamo Storti. Ehi! No. Mi chiamo Storti, ma i miei denti sono tutti al loro posto. Wow. Ma quel piercing alla lingua? Che cosa ci regala? Cosa... Hai un piercing alla lingua? Sì. E che cosa ci regala quel piercing alla lingua? Un po' comunque piercing in realtà, però non si vedono. Oh. Non si vedono tutti. Mi stai dicendo tutti quello che sto Mi stai dicendo quello che sto pensando? La lingua è al naso, però no, mi stai dicendo quello che sto pensando?
No. Ok, niente. No. Bella quella collana. Perché non mi piace che si vedano proprio i miei piercing. No, ci sta, sono una cosa intima. No, in generale. La collana come... Bella. Ah, ne uno sulla patonza. Ehi! Dai. E il piercing sulla patonza non c'è? No. No, troppo volgare per una come te, vero? No, mi piace, no, sono una tipa molto... Tu sei più low profile, non ti fai notare. Sul buco di culo. Ma che lo stavo per dire, zio? No, non lo dice. No. Dillo. No, sono una scrittrice io. Ah sì, cosa scrivi? Ho scritto un libro. E come si chiama? Il mio libro si chiama Caffè Macchiato. È il libro Caffè Macchiato? Bella merda, non dirlo. E di cosa parla? Caffè Macchiato è già fuori? Poesia. Poesia. Ma è già fuori, è già uscito? Sì, un anno fa. Buttiamolo dentro, wow! Facciamolo rientrare. Al più presto. Scherzo! Libraccio sugli scaffali, attenzione! Libro noioso in vista. No, sto scherzando. Adesso un attimo di serietà. Studio medicina. Tu lo sai che c'è tensione tra di noi, vero? Un attimo di serietà. Tu serio? La senti? La tensione che c'è tra di noi? No, mi trovo bene. Tensione sessuale. Quindi potremmo essere buoni amici? Ehi. Possiamo essere buoni amici. Sì, esatto. Cos'hai detto? No, non dirlo di nuovo. Hai detto tensione sessuale. Come l'hai chiamata? Ah. Sessuale. La percepisci, vero? La percepisci, si sente. No. Come no? No, per ora mi si sono simpatico. Vabbè, dai. Per molto sei simpatico. Col tempo. Sì. Ma sei stata domenica like? Sei stata domenica like? Sì. Cos'è? Voglio andare a fare un programma su canale acqua? Quindi cercate online, sì. È il programma su canale acqua? Super tennis, no, Sport Italia? Ma quello... Ma cos'è questa cosa che oscilla sopra di te? Cosa sta oscillando sopra di te? È tipo un coso su cui tengo appoggiato il telefono. Un coso cosa? Ah, ok. Non era certo un... Ok, no, ma era questo coso. Ma hai gli orecchini come la tua collana? Come mai? Hai gli orecchini come la collana, quei serpenti? Sì, lo fate prima. E perché questa scelta? Perché ieri sono andata a lavorare in un locale e avevo questi gioielli. E stamattina mi sono svegliata questi gioielli. E quindi non li ho tolti. Ah, non li hai scelti tutti, li sei proprio trovata addosso? Ok. No, ieri li ho scelti per andare a lavorare in questo locale. E stamattina sei mi mia. E li tenevo. Vabbè, sei decisamente mia. Sì, sono già tua, mi ha già conquistato. Appena sono entrato, ho detto è lui. È lui il mio uomo, sarà lui. È normale, è comprensibile. Dai, l'ultima volta che hai fatto l'amore. E mi devi venire a trovare a Napoli, però. Se no, no. Sì, però. Tu dimmi qual è l'ultima volta che hai fatto l'amore, però. Un sacco di tempo fa. Tipo? Ah, quanto? Un bel po'. Qualche mesi, mese. Anni? Sì, un po' di tempo. Mesi. Te lo ricordi? Sono 12, diventano un anno. Ma te lo ricordi? Beh, ci vivi assieme. Sì, certo, wow! Non lo ricordo. Effettivamente vivendoci assieme, se non te lo ricordi. No, ma non come cugino. Ah, no. Se risponde anche. No. E con un ragazzo? Con un tipo? No, con una tipa, che dici? Vabbè, non c'è niente di male, 2022, Con un tipo o con una tipa? Con un tipo, sono etero. Vabbè, siete qui, okay. 2022, a me piace un po' il cazzo, ehi! Non tutti siamo etero. Lo so, per carità, ognuno... C'è sempre un gay nella stanza. Sei tu? No? Chissà chi è. No, ma... Ognuno ha le proprie preferenze sessuali. No, scherzo. Sono tutta aperta, dal punto di vista. Ho ideali molto vabbè, aperti. Ci sta. Politicamente. Politicamente sei aperta? Sì, sono va molto, bene, sono... ci sta. Quindi sono quanto tempo fa? Quanto tempo fa alla fine? Un po' di mesi fa. Sì, okay. Sono fidanzata. Ah, sei stata fidanzata? Sì. Ammazza. Chi è il farabutto? Vabbè, ho messo farabutto. Tutti, dai, è una storia abbiamo avuto un po' tutti. Chi è questo manigoldo? Che? Chi è questo tizio? Ti ha fatto del male, ti ha ferito? Di Napoli. Dai, cosa ti ha fatto? Ma per cui, il motivo per cui l'ho lasciato, intendi? Ah, ti ha fatto male?
L'hai lasciato tu? In realtà è stato... abbiamo impiegato un sacco di mesi per lasciarci, quindi in realtà non si serve neanche dire chi ha lasciato chi, perché ogni volta era uno che lasciava l'altro, diciamo insieme. Sì, sì. Vi siete un po' lasciati così? Sì. Però sono una tipa molto tranquilla nella reazione, tipo interessante, non sono gelosa. Ah, beh, ci mancherebbe. Sono tra maschio e femmina, tu puoi andare in locale, puoi andare bene, si può dire. Se il tuo fidanzato lo vedi far sesso con un'altra davanti ai tuoi occhi, cosa fai? Quindi c'è tipo, se stiamo insieme posso, non so, fare sesso con una davanti a te? No, questo no, teso. Non davanti a te? Questa fai un'altra. Wow, abbiamo una ragazza che viene dritta dritta dal Medioevo qui, eh? Sì, effettivamente, giusto, no? Bello il castello dietro. L'hai visto? Sono la principessa. Sì. Sumeri? Vabbè. Abbiamo già inventato la scrittura lì da te? I sumeri li abbiamo passati? Sì, sì. Il Medioevo è l'età che va dalla fine della caduta dell'Impero Romano. Chi cazzo te l'ha chiesto? Wow! Dell'America, quindi... Chi cazzo te l'ha chiesto? No, perché tu parli di sumeri. Sumeri sono... Non è vero, non l'ho fatto. Non l'ho fatto, erano due sketch separati, baby. Sì, comunque nel Medioevo sì. Il dolce stil nuovo c'è nel Medioevo. Non ce ne frega un cazzo! Sei informata su tutte quelle cose di cui non ci frega un cazzo. Sì, sì, sono una tipo molto acculturata. Basta! No, vedo. Però basta, eh? No, dai, giochi. Non è l'interrogazione. Stiamo scherzando, stiamo giocando. Porno preferito? Porno preferito. Ti giuro che l'unico porno che ho visto è stato in classe in terzo superiore. Sì, vabbè, va bene, sì, ok. Durante l'ora di spagnolo, sì, sì, che i miei compagni di classe mi hanno fatto vedere un porno. Te l'hanno fatto vedere i tuoi compagni, ok. Sì, sì, ti giuro, io ce l'ho aperta, lo direi se vedessi porno. L'unico porno che ho visto è stato questo, in classe durante l'ora di spagnolo, e in pratica io non sapevo che porno si basa solo su delle storie. E ho scoperto che a 15 ci sta tipo... Ci sono le storie, tipo l'idraulico, cose così. E questo porno... Assurdo! Era in una palestra e tipo era una lezione yoga. E c'era un dottore che alla fine quando ha letto con questo. Questo, riescono sempre così, vanno sempre a letto nei porno, eh? Si scopa. Oddio, si può dire, prendi il banno. No, no, penso si possa dire, penso si possa dire. Questa piattaforma, non lo so, perché a volte bannano. Cioè, siamo tornati tutti. Ehi, hey, we're back. Ragazze, chi è la più bella di tutte? Perché proprio io? Chi è la più bella di tutte qua? Chi è quello più attraente in questa live? Alla scazzata la mano. Proprio io. Alla scazzata la mano. Pensi di essere la più bella di tutte? Pensi di essere meglio di me, Alaska, vero? E anche più bella delle altre? È più bella delle altre. No, però devo dire che invidio un po' la tua giacca. Ti piace? Sì. Tu no, fidanzata. Tu no, non mi piaci per niente. Diciamolo al tuo fidanzato. Che schifo, Alaska. Valentina Perrini. Valentina Perrini. Scambia una conversazione con Carolina Locci. Wow. È arrivato il momento delle conversazioni. Tu e Carolina adesso parlate di qualcosa. Io e ci intrattenete. Sì, io vi ascolto. Amiche. Fate finta di essere amiche, facciamo finta che Carolina non abbia detto che le stai antipatica, dai. Oh, va bene. Come stai? Bene, tu? Bene, bene. Cosa fai di bello? Che noia. Cominci a annoiarti di brutto. Sono in live qui con voi. Cringe, cringe, ehi, basta. Mamma mia. Intrattenici tu, scusami. L'ho fatto fino adesso. Io non ho la sala d'aspetto. Non fa niente. Dai, infatti ti ho dato l'opportunità di parlare con Carolina. Ma non posso... Cosa? Non puoi cosa? Devi intrattenere tu, non io. Ma non so che faccio io. Ho deciso così. Io dico, tu fai.
Vabbè, niente conversazione con Carolina. Vabbè. Ecco. Mi siedo solo sulle panche. Tutto sembra più distante. Sono in shadow come Amber. Vedo il mondo così grande.